Simone, cosa serve per rimettere l'Europa in movimento? Serve un movimento giovanile che sia in grado di scendere in piazza, di farsi sentire e di far passare un messaggio che è un messaggio federalista all'interno degli ambienti politici italiani, quindi nei partiti, quindi nella società civile, nelle associazioni, e l'obiettivo deve essere quello di avvicinare l'Europa ai cittadini. I cittadini oggi percepiscono l'Europa come lontana, come qualcosa che non ha a che fare con la realtà di tutti i giorni, invece l'Europa ha a che fare con la realtà di tutti i giorni. Per esempio l'immigrazione è un tema che oggi è caldo e sui giornali, e l'Europa ha un ruolo, deve avere un ruolo. Quindi come si fa a rimettere l'Europa in movimento? C'è bisogno di ragazzi, tanti ragazzi giovani impegnati nella vita politica italiana ed europea, che siano in grado di spiegare perché l'Europa in realtà serve per risolvere i nostri problemi. L'Europa in movimento è un'Europa più vicina ai cittadini. Grazie Simone.